Ciao ragazzi, benvenuti a questa puntata di Mamma me lo compri. Oggi devo essere veloce nell'intro perché andiamo ad aprire... Mamma, ho perso l'aereo. Cioè non è che andiamo ad aprire un DVD, andiamo ad aprire proprio le action figure di Mamma, ho perso l'aereo. E siccome sono tre e siccome questa puntata sarà un po' lunga, non voglio divagare all'inizio. Quindi se non ci conoscete, sappiate che siamo un canale che fa cose. Andiamo a casa di collezionisti, apriamo cose, ci danno cose da aprire. Dai Costini ci manda roba, Mondo Action Figure ci dà figure da aprire. Compriamo dall'America, da Hong Kong, dalla Cina. Siamo partiti con i bootleg, facciamo adesso roba originale, facciamo ancora bootleg se ci piacciono. Quindi ragazzi, seguite questo canale se vi può interessare l'argomento. Abbiamo anche TikTok e Instagram. Ora chiudo questo argomento per tutti quelli che ci seguono, che mi hanno scritto nelle stories: ma quelle figure di mamma me lo compri, di mamma ho perso l'aereo, ci sono ancora in vendita, sono ancora, ci sono, dove si trovano? Allora ragazzi, io me ne sono fatta arrivare dall'America, sono out of stock e ne ho 6. Quindi ne sto vendendo il pacco da 3. Oggi le aprirò, ma le aprirò molto bene. E questo cosa significa? Che aprendole molto bene le rivenderò e vi farò vedere che non spacchetterò a cazzo come faccio di solito. Oggi le spacchettiamo bene, ok? Quindi partiamo da Kevin McAllister, che è protagonista, Mamma ho perso l'aereo, tutti lo conosciamo, versione originale del titolo Home Alone, quindi solo a casa. Poi abbiamo Marv, che era quello che di solito si pigliava le botte, e abbiamo anche Harry. Non preoccupatevi, ve li faccio vedere tutti benissimo tra poco, non preoccupatevi. Ne abbiamo tre, li apriamo tre, tutti nella stessa puntata. Se le volete scrivetemi su Instagram e vi dirò il prezzo. Non voglio lucrarci troppo, qualcosina in più devo mettere per la dogana, sbattimenti vari eccetera eccetera, ma sappiate che tra un po' non si troveranno più. Quindi partiamo dalle scatole, dai box. Allora i box in realtà sono tutti uguali, a parte le action figure che vi faccio vedere. Eccoci qua, guardate, vi faccio vedere la luce. Ecco, i box richiamano molto la NECA vintage. Ovviamente sono NECA, non l'ho detto, ma non c'è neanche da dirlo perché già così belle c'è da solo da capire che è NECA. Guardate, questo è Marv invece. Eccolo qua, scatola sempre uguale, cambiano le foto sotto dei personaggi, sul lato sempre uguali, tranne che cambia il nome, vedete il nome dei personaggi, e poi la confezione, quello di là perché ho l'iPad, confezione, blisterino molto carino. Queste scatole sono da tenere perché sono belle. Sto facendo questo video perché mi state tartassando su Instagram e quindi mi sembra giusto farvele vedere molto in fretta. Direi di partire dal mio personaggio preferito, che era Marv, e Harry lo lasciamo, e anche Kevin per dopo, e li apriamo. Allora vi salto un po' queste parti perché ragazzi le aprirò benissimo, ossia ovviamente il tagliando dobbiamo dire che sono state aperte, e questo va aperto bene perché sennò rovino la scatola. Io in realtà volevo tenermene una copia, ma probabilmente le venderò tutte. Perché le vendi? Perché così, voglio venderle perché voglio rivenderle, le cose che prendo dall'America, e voglio che gli altri possano averle. Ovviamente non sovrapprezzerò di tanto, giustamente, perché sennò sono un bastardo. Guardate cosa c'è, questo dioramino con la pianta, il piano di battaglia che c'era, che Kevin aveva fatto, no? Aveva disegnato. Fantastico, bellissimo, questo dioramino è molto molto carino. Allora, abbiamo Marv nella sua confezione, che non sto a farvi vedere ovviamente dentro qua. Come accessori abbiamo un po' di roba, ma poi li andiamo a vedere nel dettaglio. Per ora faccio vedere... Ah, tra l'altro ragazzi, sono real clothed, quindi figaggine assoluta, perché hanno i vestiti in tessuto come potete vedere. Ora vi salto la parte degli altri unboxing e andiamo direttamente alle figure, perché ripeto, voglio concentrarmi in questa puntata sulle figure perché secondo me sono dei pezzi da avere assolutamente in collezione, e soprattutto con un bel diorama vengono una bellissima cosa. Già dalla scala mi sembrano perfetti perché Marv è molto più alto degli altri, sono tutti real clothed, e soprattutto, a parte Marv, gli altri due hanno un po' di accessori interessanti che vorrei andare a vedere con voi. Eccoci con questa inquadratura spettacolare. Se già vi piace questo passaggio, vi chiedo un like ed iscrivervi al canale per tutti i nuovi. Per i vecchi invece, ragazzi, lasciate un commento e benvenuti e bentornati. Allora, partiamo da Marv. Di cosa stiamo parlando? Mamma ho perso l'aereo, e guardate, mi sembra un pochino storto, ma adesso lo raddrizziamo subito. Io direi, ragazzi, che lo sculpt del viso è qualcosa di incredibile, ci assomiglia molto all'attore. Di solito NECA non ne sbaglia una, e anche sui visi a questo giro
diciamo che ci ha preso e non di poco, ci ha preso proprio bene, bella. Molto molto carina. Come vi dicevo prima, i vestiti sono real clothed, quindi guardate, e persino questo esterno e il gilerino più la camicia, tutto tutto in clothed. Se qua si apre c'è anche lo strappino e sotto abbiamo il busto di Marv. Molto molto interessante. Andiamo e proseguiamo nei dettagli, vediamo un po' le mani, che ero curioso di vedere le mani. Allora, per quanto riguarda le mani, molto carine, perché ha i guanti e la mano chiusa, vedete? L'innesto non si vede tantissimo, quindi tanta roba, l'hanno nascosto sufficientemente bene e non male questa cosa, l'effetto del guanto c'è, la mano ruota, vedete? E sotto abbiamo le dita di Marv, bellissimo, il guanto va ad aiutare per coprire l'innesto della mano. Altra mano uguale, solo che aperta, poi passiamo agli accessori, altra mano uguale, vedete? Per quanto riguarda invece la parte delle gambe e dei pantaloni, scendiamo per andare a vedere qualcosa di interessante. Il pantalone è sempre real clothed, un po' larghino, bello, molto carino, gli dà dinamismo, no? Perché vedete, anche se lo mettete in posa, il pantalone prende dinamismo perché ci sono le pieghe. Cucitura interna non bellissima, ma comunque ci si può passare sopra. Scarpa molto carina, il calzino rosso, adoro questo dettaglio è molto carino. Calzino che ha il peg per tenere il piede, ma ovviamente è nascosto dal pantalone, quindi se lo tenete così niente di grave. Se invece tirate sul pantalone fa abbastanza schifo. Dettaglio delle scarpe, bello perché vedete suola staccata dalla scarpa, vedete scarpa ben rifinita, molto carina, anche queste tacchette gli danno dinamismo alla scarpa. Gli accessori che ci danno in dotazione con Marv non sono tantissimi, forse quello che ne ha meno. Ci danno l'altra faccia, che vi ricordate quando gli arriva il ferro da stiro in faccia, per chi se lo riguarda lo lasci scritto nei commenti, scena epica, e anche lo sguardo molto molto carino. Devo dire che hanno fatto un buono sculpt del viso. Non male, non male davvero. Non male, non male. Capelli anche, vabbè, i capelli normalità, normalità. NECA comunque, ragazzi, ne tira fuori sempre delle bellissime. Guardate anche il naso. Il fatto che lui aveva il naso così, guardate come gliel'hanno fatto bene. Molto, molto carino. Questo è il piede di porco suo famoso, ovviamente. Eccolo qua, in scala perfetta e anche con la punta. Non si vede dalla camera perché mette a fuoco, sì, si vede la punta, vedete? Proprio piede di porco, dettaglio. E questa speretta che non mi ricordo assolutamente da che parte arrivi dal film, sinceramente non me lo ricordo. Vabbè, questi dettagli. E poi come l'altro personaggio dei cattivi ha questo sacco dove potete metterci dentro delle cose e anche le sue cose in realtà. Questo sacco è molto carino, anche lui clothed con il laccetto, vedete? Molto molto figo. Non si chiude, sarebbe stato figo. Ah no. Sì, si chiude anche, ragazzi, guardate, quando tirate si chiude, bellissimo, questo per fare toys photography è tantissima, tantissima roba. Harry Lime, la mente dei due cattivi, l'altro era più stupido, lui era quello più intelligente, tra virgolette, ed eccolo in tutto il suo splendore, più basso dell'altro, alla fine andremo a vedere i centimetri delle articolazioni, quindi non uscite da questo video perché vedremo come si muovono in questa fase. Vi faccio vedere bene lo sculpt del viso, che ve lo avvicino il più possibile. Eccolo qua. Guardate se non assomiglia all'attore. Guardate lo sguardo. Ma NECA quanto lavori bene. NECA quanto mi lavori bene da paura. Cioè, veramente, veramente pazzesco. Guardate l'espressione che dice qualcosa. Non è un'espressione neutra, è un'espressione perfetta per della Toys Photography. Andiamo, il cappellino. Allora, il cappellino è in PVC, ragazzi, è plastica. Peccato, sarebbe stato un dettaglio carino da levare e rimettere il cappellino in tessuto, ma non chiediamo di più a NECA perché ovviamente già ha fatto tanto. Però guardate lo sculpt del cappellino con lo spazio proprio bellissimo. Questo è veramente veramente fighérrimo. Poi andiamo a vedere i suoi vestiti che sono real clothed, quindi io parlo sempre così americano, in realtà, raga, cioè ha dei vestiti veri, punto, non è che c'è tanto da dire. Vestiti veri molto larghi come nel film, infatti gli arrivano quasi dopo la manica, e guardate i dettagli pazzeschi della camicia, del gilet sotto, guardate la trama, il taschino che si alza, ovviamente il taschino non esiste, ma già le taschine che si alzano sono tanta, tantissima roba, adorabile, veramente adorabile. E anche i bottoncini, in realtà lui ha uno strappo
che potete aprire, e sotto ha anche l'altra maglietta, fantastico. E poi ovviamente il suo giaccone, fatto così, un pezzo di tessuto di sartoria e tagliato. Dettaglio sulla manica pazzesco, la cucitura che ha sul braccio è incredibile. Altro dettaglio che mi ha fatto sbarellare tantissimo è l'usura di questo cappotto. Guardate, vedete qua un po' rotto, perché ovviamente loro andavano in giro con vestiti un po' sbardellati, un po' così. Bellissimo, cacchio, bellissimo. Anche colorimetria perfetta, guardate il painting del viso, guardate i colori, si abbinano perfettamente, ma questo lo dobbiamo grazie ai costumisti del film, visto che è preso dal film di Mamma ho perso l'aereo e non Mamma me lo compri. Mani, andiamo a vedere le mani. Le mani qui sono abbastanza normali, la normalità per NECA. Non benissimo questa sorta di posa, che non benissimo, però diciamo che ci si passa sopra. Sulle unghie invece ho da dire delle cose, ma dobbiamo trovare proprio il pelo nell'uovo, perché vedete, le unghie di un altro rosino sarebbe stato sicuramente ben apprezzato, però vabbè, ci piace anche così. Torno un attimo allo scatto del viso, ve lo faccio vedere anche lateralmente, che vi ho fatto vedere Marva lateralmente. Guardate anche l'orecchio e guardate soprattutto qua la ruga del sorriso. Madonna ragazzi, pazzesco, fantastico, incredibile, incredibile da avere. L'altra mano è... in realtà sono molto uguali, quindi non ve le faccio vedere perché sono simili aperte. Scendiamo nella parte del pantalone e come potete notare, guardate, pantalone anche qua crea super realismo e super dinamismo, perché è ondulato, più largo della statua, quindi non aderisce perfettamente come quella merda di Power Ranger che vi lascio qua sopra, e gli dà molto spessore visivo. Scarpe belle, molto belle, stringa avrei preferito in tessuto, ma ovviamente sono cagate che uno va a cercare proprio, perché in realtà è anche bella così. Guardate le scarpe, scarponcino, bellissimo. Il peg nascosto ovviamente dal pantalone, NECA pensa a veramente tutto, e il tacco intagliato, bello da vedere, una bella scarpa. Qua dietro cosa abbiamo? Qua dietro abbiamo un po' di pelle che esce, ecco questa cosa qua, forse devono coprire un po', però va bene anche così. Suola invece anche sotto, un certo amore nel fare le cose, niente peg vuoto per tenerli fissi, mancanza abbastanza grave. Vediamo se Marv ce l'ha, ma non credo. No, non ce l'ha neanche Marv, non ve l'ho fatto vedere prima, ma ragazzi, questa è una mancanza abbastanza grave. Questa potevano fargli un buchino, così uno si mette la pedana e lo tiene in piedi. Passiamo agli accessori intercambiabili di Harry, ragazzi, guardate questo sculpt del viso. Pazzesco, incredibile, guardate quanto è espressivo, ma soprattutto il pezzo forte è qua sopra. Non mi ricordo esattamente cosa gli cadeva in testa, però gli faceva malissimo. E guardate che favola, favoloso, favoloso. La testina bruciata, bellissimo. Anche dietro il capello che esce, e ovviamente il solito incastro della NECA da scaldare un po', perché sennò vi finisce che la spaccate. Come accessori pochissima roba, anche lui un piede di porco come quello di Marv che abbiamo già visto nell'altro poco fa. E poi questo, che se ve lo ricordate ditemi che cos'è, perché io assolutamente non me lo ricordo. So che è colorato qua in fondo, e allora qua faccio vedere, colorato qua, ma non so cosa sia, ragazzi, non riesco a capire che cos'è, non mi ricordo assolutamente, neanche un po' storto, non riesco a capire che cos'è. Vabbè, se lo sapete scrivetelo nei commenti. Sacco anche per lui, identico a quello di Marv, quindi si chiude, si apre ed è niente, due sacchi clothing, reale, bello. Kevin McAllister, ragazzi, ecco Kevin, forse quello che ci prende meno con l'attore, non male, ma forse a livello di sculpt del viso non proprio eccezionale, perché trasmette abbastanza poco secondo il mio punto di vista, però ovviamente se avete i due cattivi lui è da avere. Su questo mi sembra che ci abbiano messo meno impegno per X motivi che adesso andremo a vedere insieme. Vi ricordo che a fine puntata andremo a delle conclusioni finali su queste NECA, e soprattutto le articolazioni arrivano dopo. Comunque le articolazioni, raga, sono sempre uguali nella NECA, cioè non le devo far vedere tutte le volte, ma lo faccio vedere per i nuovi. Kevin McAllister, io direi di fare subito la comparazione tra i due sculpt, che il secondo è decisamente migliore e ci trasmette la sua faccia classica, no? Di quando vede i ladri, molto molto carino, e soprattutto la bocca aperta non è male. Volevo vedere una cosa in realtà,
Bene, bene, mancano i denti, mancano i denti, mancano i denti, una mancanza, vedete, mancano proprio i denti, anche le labbra si sentono decisamente poco, ma ci piace che Neka abbia osato per arrivare a questo risultato, non male, non male, non male. Devo dire che lo sculpt è fatto bene, i capelli X meno, cioè un voto un po' più basso perché... non lo so, mi sembrano peggio degli altri. Quindi Kevin, diciamo che non è il massimo della vita tra tutte e tre, però c'è chi potrebbe piacere. Altro punto critico. Allora, lui è più basso degli altri, poi ve li faccio vedere bene, vi dico le altezze di tutti. Vedete il punto di snodo sul polso, brutto, molto brutto. Se lo dovete posare la manica per sbaglio, gli va giù. Questo punto di snodo è... veramente, veramente orribile, vedete? È veramente brutto, questa è una cosa brutta, infatti va sempre posato col maglione tirato su in modo che si possa coprire, diciamo che la soluzione c'è, basta coprirlo. Maglioncino fatto carino con bordo arancione sul collo e tutto intorno abbiamo, vedete, anche lui abbastanza largo proprio della sua misura perché lui essendo un bambino aveva i vestiti quasi giusti. Ovviamente maniche giù perché sono orribili, mani non benissimo, sono più piccole quindi le hanno fatte un po' peggio secondo me, non lo so, non mi fanno impazzire, non so se riuscite a vederle ma... non sono il massimo della vita, mi porto l'iPad un po' più in qua. E ecco, vedete? Sono delle mani normali, poi vi faccio vedere anche quelle che danno in dotazione. Scendiamo sui pantaloni e eccoci qua. Pantalone anche lui carino, un po' monocromatico, meno cura rispetto agli altri due personaggi, filo che esce. E qua cosa abbiamo? Qua si può aprire. Anche lui si può, in realtà gli si possono cambiare i vestiti, vedete? Cioè potete anche spogliarlo, ma vediamo come è fatta sotto una Neka, va? Ecco, così è fatta una Neka sotto. Questo è il body della Neka. Ora, tiriamo su, chiudiamo. Scarpa, non male anche per lui, molto più piccola, ovviamente meno dettaglio, perché immagino che fare le cose più piccole è più difficile. Suola fatta meglio su Kevin. Sempre mancanza del pin per inserirlo su una pedana, maledetta Neka. Questa non mi è piaciuta come mossa, cattiva Neka, molto cattiva, abbastanza direi curato nei dettagli, anche la stringa eccetera. Due paia di mani intercambiabili che sono piccole e per fare delle cose, questa col pollice ad esempio mi sembra fatta un po' non benissimo, cioè c'è un po', no, l'unghia dai, carina, non male, non male, non male. Fucile carino, questa viene via per essere messa a Kevin, vediamo. Ok, così vedete? Viene via per essere messo a Kevin a tracolla. Questo non mi ricordo cosa sia, è un pezzo di bici che arriva da che punto del film, se lo sapete scrivetelo nei commenti perché io assolutamente non me lo ricordo. Vabbè, accessorio anche lui carino. Poi abbiamo questa corda Real Clothed che è bella lunga, ragazzi, sarà lunga almeno 50-60 cm, una corda abbastanza lunga, quindi anche per un diorama non è male, che è quella dove si appendeva, vediamo se riesco a mettere a fuoco, sì. Ecco qua, c'è un gancio alla fine qua e ci potete attaccare delle cose, forse era per la bicicletta, non lo so, non mi ricordo. C'è il cartone della pizza, Little Nero's Pizza, guardate che dettaglio per un dioramino, non male, non male. Peccato, peccato che dentro non ci sia la pizza, non mi ricordo se arrivava o no, ma se ci fosse stata anche la pizza sarebbe stato top, tanto le avevano già fatte le tartarughe ninja, bastava rimetterle. Comunque ragazzi, lo scatolotto si chiude davvero. Sono tre dimensioni totalmente diverse, ragazzi, questa cosa è giusta perché Marv era molto più alto, non so se così più alto in realtà, sono dritti tutti e non possono stare in piedi perché per posarle sapete come bisogna fare. Ora andiamo a misurarle perché sono veramente curioso di capire la loro altezza. Marv misura circa 21 cm. Harry misura circa 16 cm più o meno all'incirca e il buon Kevin, che non vedrete cose, misura sui 14 cm. Quindi ragazzi, 21, 16, 17 e 14. Per quanto riguarda le articolazioni invece, facciamo un giro veloce. Le articolazioni ne ha sia sul braccio, vedete, spalla, la testa ruota, e questo vale anche per i suoi predecessori. Ovviamente anche il gomito, super posable in realtà, gomito che si, vedete, chiude un po' a fatica in realtà. Poi ragazzi, quando le articolazioni sono fredde è sempre pericoloso. Poi abbiamo l'anca,
vedete il bacino, e ruota anche un po'. Ruoterebbe del tutto, ma coi vestiti non ruota ovviamente, e il ginocchio con la gamba, quindi può essere messo veramente veramente in tante posizioni. Adesso, a parte il pantalone che li sta venendo via, può essere messo in tante posizioni per un bellissimo diorama e per della Toys Photography, bellissimo, incredibile. Harry, stessa cosa ragazzi, non sto a ripeterlo, testa che gira, spalla e gomito, voi fatelo voi e sappiate che le articolazioni che avete voi solitamente le hanno anche le action figure. Ovviamente gomito di, in realtà sono abbastanza duri, no, l'articolazione c'è, è solo molto rigida, eccola. È molto rigida ragazzi, è molto rigida perché Neca ha le cose molto rigide, vanno scaldate un po', però le articolazioni ci sono tutte, mano gira, gamba si piega e eccoci. Un po' meno ovviamente i vestiti tirano, ma il body delle action figure ragazzi sono sempre simili. Testa che ruota di 360 gradi, sempre, lui è un po' più morbido perché ha i vestiti un po' più larghi, quindi più possible, tra virgolette, è un po' meglio, eccolo qua. Gamba, essendo più lungo, è più facile da posare, vedete? Si snoda meglio. Eccolo qua, bomba. E anche ovviamente il busto ruota leggermente, l'anca, il bacino e tutto il resto. Voto personalissimo di ogni personaggio. Allora, ogni personaggio ha un voto ben differente, nel senso che i due cattivi secondo me sono al 9 pieno, proprio tranquillamente, sia come scala, come posabilità, come nascondi peg, nascondi articolazioni dei vestiti e come sculpt del viso. Kevin invece scende a un 8 non pienissimo, perché la prima faccia non mi fa impazzire e ci hanno messo molto meno dettaglio, nel senso che è più piccolino e probabilmente era più difficile da fare, non lo so, una scala minore ovviamente. Non è brutto, attenzione, ma ha dei punti critici che sono principalmente il fatto del maglione è un po' troppo corto e che fa vedere il peg della mano. Lo so, sono un critico, un pignolo, ma no, ragazzi, questo canale è fatto così, ogni tanto cazzeggiamo, ogni tanto diciamo le cose decenti. E altra cosa che non mi va tantissimo a Genio, diciamo che è anche, no, lo sculpt l'ho già detto e niente, le articolazioni così. Da dire che comunque recupera con gli accessori, perché i due cattivi non hanno molti accessori, invece lui ne ha parecchi, quindi molto molto interessante. Follia della Neca di non fare il pin sotto le scarpe, questo è una nota di demerito alla Neca, perché le loro figure non stanno mai in piedi. Queste veramente per metterle in piedi ragazzi dovete impazzire, a meno che le mettiate sedute, bloccate o del patafix sotto i piedi, ma queste sicuramente dovete impazzire, perché tenerle in piedi e dargli una posabilità stabile, quindi vuol dire che se aprite un mobile, fate altre cose, non devono cadere, è praticamente ci mettete mezza giornata, cioè è difficilissimo. Quindi un pin sotto per mettere una vasettina, una roba, facciamolo per favore. Comunque, bella serie, belli box, il tripack, interessante, non si trova. Inizia a non trovarsi più perché sta andando out of stock. Ovviamente, da quanto ho capito, una ristampa di queste qua che avevano già fatto tempo fa. Sono ristampe, ma ristampe fatte molto molto bene. Poi non so se sono uguali a quelle vecchie. Però il mio consiglio è di acquistarle, non solo perché le sto vendendo io. No, però ragazzi, se vi piace Mammo perso l'aereo, sono assolutamente da avere. Se siete dei dioramisti, sono davvero, vi fate fare anche il diorama. Altrimenti, anche se non vi piace, sono figure da avere, perché così clothed con la loro scala e tutti e tre hanno un senso. Potete comprarli anche singoli, ma avere ad esempio Kevin da solo non ha senso. Piuttosto, se li volete comprare singoli, comprate i due cattivi oppure comprate solo Marv, che secondo me è quello su cui hanno lavorato meglio a livello di tutto. Per oggi è tutto, questa puntata finisce qua. Io vi ho fatto questo video perché volevo farveli vedere subito, sono molto belli e niente, se vi è piaciuto il video lasciate un like e andate a vedervi l'altra playlist Neca e tante altre cose che abbiamo su questo magnifico canale di nome Mamma Me Lo Compri. Ciao!